Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione di questo webinar che ha come titolo Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 e fa parte ovviamente del piano del PON. Ringrazio, prima di fare una brevissima introduzione, tutti gli ospiti che presenteranno poi le diverse relazioni dal dottor Monaco dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, al rappresentante la dottoressa Ceci del Dipartimento della Politica di Coesione, ovviamente ai colleghi anche di tutti i colleghi di ISPRA che presenteranno oggi tutta una serie di prodotti che poi riteniamo possano essere utilizzati dai diversi stakeholder, soprattutto dal sistema degli enti locali e dalle regioni. D'altronde questo è l'obiettivo, diciamo, dei fondi di coesione territoriale e questo webinar che si occuperà delle statistiche ambientali per queste le politiche di coesione, della costruzione di strumenti legati al sistema degli indicatori ambientali per misurare le politiche, credo che sia pienamente nella finalità di questo tipo di progettazione. Io sono Alessandro Bratti, direttore appunto di ISPRA e avrò il compito di fare un po' da arbitro, da conduttore della giornata di ieri. Per noi è stata un'esperienza, devo dire, molto importante. E di questo ringrazio i colleghi perché veramente ci ha consentito, in un sistema che all'inizio ci sembrava molto complesso, ma che in realtà poi, una volta acquisito e metabolizzato, è una modalità, è un sistema che ci ha consentito anche di lavorare in maniera, molto snella e anche molto concreta, perché ci ha portato, e oggi verranno presentati, ci ha portato, dicevo, a produrre dei prodotti legati al sistema degli indicatori. E poi i colleghi entreranno ovviamente molto, molto meglio di me nel dettaglio, strumenti diciamo molto utili poi per le politiche territoriali, che questo è ovviamente una indicazione molto forte sulle questioni ambientali, che sono quelle di cui noi ci occupiamo. Credo che sia stato anche una palestra molto utile. Si parlava prima nel backstage, perché sono convinto che poi questo tipo di expertise possa essere anche utilizzabile eventualmente, qualora venisse deciso dal governo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell'applicazione del PNRR, dove io credo il sistema di indicatori per poter comunque contabilizzare le attività svolte nel senso dell'accountability, andare a verificare l'impatto della varia progettazione, credo sia molto molto importante. Insomma, detto questo, ringraziando di nuovo i nostri ospiti, cedo subito la parola al dottor Riccardo Monaco, che davvero ringrazio intanto per aver creduto nella nostra progettualità e per la collaborazione che abbiamo instaurato, a cui chiederei appunto di fare il suo intervento. Prego, dottor Monaco. Sì, grazie dottor Bratti, grazie intanto per l'invito che per noi è sempre molto, diciamo, importante partecipare a questi eventi, soprattutto quando si rilasciano risultati di questi investimenti che facciamo sul programma. Perché sapete, è un programma ovviamente che si occupa di capacità amministrative ed è sempre, io direi, abbastanza, diciamo, difficile far capire quali sono poi gli esiti, no? Dell'investimento che facciamo all'interno di un programma di questa tipologia. Noi sappiamo che nell'ambito della gestione dei fondi strutturali la capacità amministrativa si riferisce sempre a quella capacità di utilizzare i fondi dell'Unione Europea in modo efficace, no? Durante tutto il periodo della nostra programmazione. E parlando di capacità amministrativa, io diciamo in genere la associo fondamentalmente a quelli che sono quattro fattori, diciamo, base, che sono per esempio quelle che si riferiscono alle strutture, no? Alla presenza quindi di un'organizzazione
competente e capace di realizzare gli interventi finanziari, e questo è un elemento cruciale, soprattutto in questo periodo. Lei lo diceva benissimo, ci troviamo in un momento, diciamo, come dire, al nastro di partenza, no? Di un momento molto delicato del nostro paese, sia per quanto riguarda la questione legata all'emergenza, ma sia soprattutto la quantità di risorse che stanno arrivando al nostro paese sul PNRR piuttosto che sulla programmazione 21-27. Quindi strutture, la presenza quindi di un'organizzazione competente, le risorse umane che vanno ovviamente a ricoprire diciamo, i ruoli all'interno di quelle strutture, e quindi garantire, diciamo, la disponibilità di personale esperto, anche in termini non soltanto qualitativi ma anche quantitativi. Sappiamo tutti quanti l'esigenza, o meglio le carenze che oggi ci sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, in particolare soprattutto le pubbliche amministrazioni a livello locale. E poi gli strumenti, quindi la disponibilità di metodi, di linee guida, di manuali, e soprattutto, secondo me, un altro aspetto importante è quello della semplificazione delle procedure. E infine la formazione, ma lo dico per ultimo, ma sicuramente non è di meno importanza, anzi il progetto vostro lo dimostra, è quello della misurazione. Cioè il tema della misurazione è un tema cruciale. Perché la mancanza, diciamo, di tutti questi elementi, ma in particolare la mancanza di misurare determinati aspetti della vita, del nostro ambiente in cui operiamo, la mancanza delle misurazioni è un elemento, diciamo, secondo me, che influisce negativamente nelle politiche di sviluppo, perché la misurazione, quindi la conoscenza dei dati, ci permette ovviamente di orientare le nostre azioni verso ovviamente l'obiettivo corretto. Il progetto vostro si inserisce, diciamo, poi tra l'altro nell'ambito di una filiera molto particolare del programma. È una filiera, diciamo, di investimento che, appunto, come dicevo prima, quello delle misurazioni e delle valutazioni, misure tra l'altro che vengono anche coordinate con il nucleo di valutazione del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, e si inserisce nell'ambito, diciamo, ripeto, di questa filiera importantissima delle misurazioni. Abbiamo quattro progetti molto importanti in cui si inserisce anche il progetto dell'ISPRA. Mi riferisco per esempio al progetto dell'ANAC, che effettua misurazioni del rischio di corruzione a livello territoriale. Il progetto, lo chiamo progetto madre, che è quello appunto dell'ISTAT, che riguarda tutta la misurazione dei dati statistici e territoriali e settoriali per le politiche di coesione. Abbiamo il progetto sui conti pubblici territoriali, che consente di ricostruire i conti consolidati delle spese correnti in conto capitale e delle entrate di tutti diciamo le amministrazioni pubbliche. Un altro progetto importante che è portato avanti da Union Camere, che è il progetto SinSprint, che si propone appunto di rafforzare la capacità delle amministrazioni di dare risposta a quelle che sono le esigenze puntuali delle imprese sui territori e per qualificare anche le progettualità per lo sviluppo e sostenere la competitività. Quindi, diciamo, tutti i progetti che si inseriscono appunto in questo tema della misurazione, cioè misurare, verificare, conoscere il dato ci permette ovviamente di indirizzare gli investimenti in maniera corretta. E l'accordo di partenariato, come sapete, già 2014-2020, ma questo, diciamo, è un tema molto trasversale che riguarderà anche la futura programmazione, introduce numerosi nuovi indicatori di risultato su diversi ambiti della politica di coesione, in modo particolare quello dell'ambiente, in cui ovviamente ISPRA ha un ruolo fondamentale. Mi riferisco per esempio al rischio di frane e alluvioni, la qualità dei corpi idrici, la qualità dell'aria, la tutela della biodiversità, insomma tutti i temi che diciamo sono di fondamentale importanza, ma sono anche temi che riguardano anche il PNRR, no? Temi, sappiamo, le due gambe fondamentali del PNRR, che sono quella della transizione ecologica e dell'innovazione digitale. Quindi ecco, questo progetto secondo me si inserisce tra l'altro in un momento, anzi più che si inserisce, ha anticipato in qualche modo proprio l'esigenza di avere questa disponibilità di dati.
Quindi io adesso non vorrei, diciamo, sicuramente entrare nel merito, perché sarà oggetto di chi ovviamente sul progetto ci ha lavorato. Siamo molto contenti, tra l'altro, dei risultati che sono stati raggiunti. Io ieri ho cercato di raccogliere anche alcuni risultati e vedo che allo stato dell'arte abbiamo già pubblicato circa 44 indicatori, di cui 25 anche a livello comunale, quindi siamo scesi anche a un livello diciamo proprio territoriale, quindi io a volte dico dell'ultimo miglio, e questo diciamo è sicuramente un valore aggiunto. Poi so che si è sperimentata anche una metodologia per garantire la stima delle emissioni atmosferiche di livello regionale, comunque tutti dati sicuramente utili, ma che non sono utili soltanto ovviamente a livello centrale, quindi di chi si occupa di queste policy a livello centrale, ma sicuramente hanno un riflesso importante anche a livello regionale, perché sappiamo che la politica di coesione è una politica regionale, le risorse sono stanziate all'interno, la maggior parte delle risorse sono stanziate all'interno di questi programmi regionali, e quindi in particolare quelli del sud, quindi sicuramente il progetto darà sicuramente un valore aggiunto a chi dovrà fare delle scelte. È ovvio che, trattandosi di dati, e questo lo dico perché mi sento, diciamo, di dirlo, anche se ancora il programma 21-27, diciamo, è in fase di costruzione, è in fase di definizione anche l'accordo di partenariato 21-27, che a breve, diciamo, anche questo sarà chiuso formalmente nell'ambito appunto di questo negoziato che si sta portando avanti con la Commissione europea. Ci sarà un programma di rafforzamento della capacità amministrativa che avrà delle caratteristiche un po' diverse rispetto al programma 14-20, ma ciò non toglie che determinati interventi, tra cui quello delle misurazioni dei dati e delle valutazioni, diciamo, rimane come una costante all'interno della nostra programmazione, perché ovviamente quando si misurano dati, cioè non è un investimento fino a se stesso, è un investimento ovviamente che noi facciamo per l'aggiornamento dei dati e quindi per l'evoluzione che questi dati hanno, e quindi questo significa che diciamo l'investimento deve essere costante nel tempo affinché questi dati appunto possano essere attualizzati sostanzialmente. Quindi ci sarà la possibilità ovviamente di avere una continuità in queste tematiche, sperando di avere continuare a avere una struttura come quella di ISPRA, che io sinceramente non conoscevo, diciamo, nella sua organizzazione interna, la conoscevo come istituzione, però posso dire che dal punto di vista della performance attuativa è uno di quei progetti che sta andando avanti molto bene. Questo lo dico in maniera un po' anche egoistica, perché voi sapete quanto è importante diciamo fare spesa e fare spesa di qualità, ma soprattutto fare spesa entro i termini che i regolamenti comunitari ci impongono, e per noi diciamo i due aspetti della qualità dell'investimento, ma soprattutto dell'efficienza di chi quel progetto poi lo gestisce, per noi è, diciamo, un aspetto di fondamentale importanza. Quindi io vi ringrazierei per questo, diciamo, per questo invito, per la possibilità ovviamente di partecipare a quelli diciamo a questa giornata, dove verranno messi in evidenza in maniera più dettagliata questi risultati, e quindi diciamo spero, insomma, di incontrarci presto per pensare anche al futuro, diciamo, sicuramente di questo progetto, che possa avere anche delle, diciamo, delle novità anche rispetto a quello che oggi, diciamo, è stato inserito all'interno della programmazione, diciamo, 14-20. Quindi grazie, buon lavoro, e rimarrò ancora per anche una mezz'oretta al massimo per ascoltarvi, perché dopo una riunione e quindi non posso andare oltre. Grazie. Grazie dottor Monaco, anche per le considerazioni che ha fatto sull'istituto. Devo dire che tutto il gruppo che ha lavorato su questo progetto è stato un gruppo, come poi si vedrà dai prodotti, nel coordinamento, molto, molto attivo, e ha creduto molto in questo tipo di intervento, e quindi ha lavorato sicuramente anche con un certo spirito, come quello che è giusto che sia nel momento in cui si utilizzano soldi pubblici e soldi e risorse importanti. Chiederei ora di intervenire alla dottoressa Ceci per il nucleo di valutazione e analisi per la programmazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
Ha una presentazione, ho visto, prego dottoressa Ceci, e grazie anche a lei ovviamente di aver risposto al nostro invito. Ne approfitto per salutare, anche se non è con noi, Oriana Cucu, con cui ci siamo trovati un paio di volte. A lei la parola, grazie. Sì, grazie mille, buongiorno, grazie direttore, e grazie a voi di avermi invitato. Questa presentazione è frutto di un lavoro comune, mi ha anticipato il direttore con Oriana, che ha avuto, diciamo, sovrapposizione di impegni e quindi, diciamo, mi ha lasciato sola in questa bellissima occasione di confronto su un percorso di strada che un po' abbiamo fatto insieme, no? Io, diciamo, per il Dipartimento, per il NUVAP, seguo il progetto fin, diciamo, sia ancora prima che venisse pensato, in verità. Ora, un po' andando avanti, si capirà perché. Giovanni, andiamo avanti con la slide successiva. Ringrazio anche Giovanni che mi segue in questa parte un po' più tecnologica di esposizione delle slide. Allora, molte cose le ha anticipate Riccardo, per cui, diciamo, vado un po' rapida, nel senso che la politica di coesione da sempre, diciamo, insiste molto sulla misurazione, sulla disponibilità di dati e indicatori. Perché? Perché, diciamo, soltanto attraverso la conoscenza dei territori, e Riccardo l'ha detto bene, no? La politica di coesione è una politica territoriale, soltanto attraverso la conoscenza dei territori è possibile, diciamo, programmare e riprogrammare, quindi eventualmente aggiustare in tiro, e anche valutare le scelte, no? E i risultati che sono stati messi in campo. Questa è una cosa che, diciamo, la politica di coesione ha fatto propria da sempre. Infatti, a fronte di un panorama iniziale molto povero dei primi anni 2000, sono stati realizzati importanti investimenti anche proprio, diciamo, da parte del PONGOV, che prima si chiamava in un altro modo, però insomma i progetti di capacitazione amministrativa hanno, e Riccardo l'ha anche ricordati, diciamo, hanno sempre realizzato questi importanti investimenti, proprio perché nella cassetta degli attrezzi di un programmatore, di un attuatore di una politica territoriale, deve esserci un'informazione territoriale di dettaglio, e anche per favorire un dibattito pubblico informato e consapevole. Quindi passiamo alla slide successiva. Questo, diciamo, è vero in generale. Nel 14-20, no, prima, questo, diciamo, qui vado, andiamo veloci per dire, no, che a volte però c'è stato, questo prima del ciclo di programmazione 14-20, c'è stata, diciamo, un eccesso, se vogliamo, di sono state realizzate diversi, come dire, approfondimenti su diversi, che hanno condotto a produrre, diciamo, come dire, delle sottofamiglie di indicatori che a volte hanno reso difficile l'alimentazione consapevole, no, dei dati, ma anche l'utilizzazione degli stessi. Perché lo diceva prima, quando ancora eravamo tra di noi, il direttore, in realtà l'informazione statistica, no, e quindi il lavoro che facciamo tutti noi ogni giorno, il nostro mestiere, ha un senso se poi questi dati vengono utilizzati, no? Cioè, l'utilizzatore è una cosa, il lato della domanda della statistica pubblica è un, diciamo, un lato importante per la crescita e per la conoscenza. Però, diciamo, prima del 14-20, appunto, c'erano, ora non scendo, non li leggo tutti, gli indicatori per gli obiettivi di servizio, e gli indicatori per misurare l'impatto del QSN sulle emissioni CO2, e gli indicatori core indicator della commissione. Mentre poi, Giovanni, andiamo avanti, nel 14-20 c'è stato un po' un salto, diciamo, un po' un salto di qualità, non soltanto perché a livello comunitario il legislatore, diciamo, europeo ci ha assegnato dei compiti a casa, tanto che addirittura a livello comunitario era stata definita una condizionalità sui sistemi statistici, ovvero, diciamo, ogni amministrazione aveva l'onere, perché siamo ancora in questo contesto, di disporre di una base statistica necessaria, di base per selezionare le azioni, per monitorare i progressi e per svolgere le valutazioni di impatto. A livello nazionale, poi andiamo avanti, quindi questo lo prevede il legislatore comunitario. A livello nazionale, l'Italia ha fatto una scelta forte, e qui, diciamo, qui ancora non stiamo parlando, come vedete, del progetto ISPRA, però qui l'ISPRA c'era, perché, diciamo, l'ISTAT, sì,
L'Italia ha scelto di inserire nell'accordo di partenariato un set di indicatori statistici di fonte terza, quindi non i singoli programmi operativi non hanno scelto degli indicatori, è anche accaduto questo, però in generale l'accordo di partenariato si è impegnato, con l'adozione dell'accordo di partenariato ci si è impegnati a mettere a disposizione un set di dati prodotti da soggetti terzi rispetto a chi attuava le politiche, e quindi diciamo qui il ruolo dell'ISPRA, dell'Istat, comunque della statistica pubblica, risolvono chiaramente in modo tale, diciamo, un set di indicatori in grado di risolvere il problema di omogeneità di metodi, nel senso che se tutti i programmi, va da sé, scelgono lo stesso indicatore reso disponibile da un soggetto terzo, si è in grado nel medio periodo, nel lungo periodo, di dire che cosa è successo nei territori e fare delle valutazioni, diciamo, di impatto. E poi si soddisfano, sono andata veloce sulla condizionalità ex ante perché non è certo questo il luogo in cui parlarne, però diciamo la statistica, il SISTAN in generale, ci ha consentito, tutto questo processo ha consentito di soddisfare la condizionalità ex ante e di disporre di una cassetta degli attrezzi ricca di dati e informazioni statistiche, per fare poi, diciamo, il mestiere di programmatori, di attuatori, di valutatori, ma anche, diciamo, per consentire una conoscenza più puntuale dei territori. Tutto ciò, questa slide, come vedete, l'ho già un po' anticipato. Qua, come vedete, ISPRA non c'è scritto mai, ma c'era, perché, vabbè, diciamo, l'accordo di partenariato, alcuni indicatori erano già disponibili fin da subito, parlando di ISPRA, il primo che mi viene in mente, cioè non è stato certo l'accordo di partenariato a garantire la disponibilità dei dati sui rifiuti, nonostante ovviamente le statistiche sui rifiuti urbani, diciamo, sono nell'accordo di partenariato, però in alcuni casi nell'API ci sono alcuni indicatori nuovi, dopo rapidamente li scorro, ma chiaramente lascio poi il microfono virtuale a voi che poi siete i metodologi e coloro anche che operativamente li avete costruiti, no? Allora l'API in molti casi è andato veramente, ha gettato il cuore oltre lo stallo, e con l'API noi tutti, ma anche l'ISPRA, nel senso, se andiamo avanti Giovanni, nel senso che quell'elenco di indicatori che chiaramente ora non reciterò, però questo elenco di indicatori è un elenco, diciamo, che è stato un po' condiviso con l'ISPRA, e non sempre abbiamo scritto cose disponibili fin da subito. C'è stata una riflessione metodologica, gruppi di lavoro, e su questo, diciamo, ha ragione Riccardo, condivido molto le cose che ha detto. L'istituto, diciamo, si è messo a servizio, no? Come diceva anche prima il direttore, siamo una struttura pubblica che si mette a servizio della comunità. E quindi, se andiamo avanti, con questa slide volevo soltanto dare il senso, diciamo, che la produzione statistica, anche, diciamo, che su cui abbiamo dato, non su tutte, alcune cose già c'erano, però insomma l'API sul campo ambientale ha messo in campo tante politiche, quindi anche, diciamo, richiede tanti dati e tanti indicatori. Allora, in alcuni casi, appunto, come lo dicevo prima, non erano indicatori disponibili fin da subito, qui sono un po' citati, ma insomma, su questo poi parlerete più avanti, senz'altro meglio di me. La caratteristica di fondo di questi indicatori è che sono disaggregati a livello almeno regionale, sono sensibili alle politiche messe in campo e vengono aggiornati, devono essere aggiornati con regolarità. E andiamo avanti. Quindi, una volta definito diciamo, il set di indicatori che aveva quelle caratteristiche, sono con ISPRA, nel caso dei indicatori ambientali, sono stati appunto definiti i contenuti di due progetti sulla statistica territoriale. Ora, naturalmente, anche in questo caso non ne recito i contenuti, però per dare un po' il senso di quello che diceva prima il dottor Monaco, cioè diciamo, a fronte del fatto che appunto misurare e osservare è, diciamo, è stato valutato importante come sistema paese, come Italia, diciamo che la politica di coesione
si è anche lanciata, no? E da sempre lo fa, come dicevo in apertura, con diciamo un'accelerazione, un sostegno alla statistica per migliorare sostanzialmente la tempestività, il dettaglio territoriale, ma anche per misurare cose che diciamo prima per misurare cose che fino a quel momento non erano osservate, diciamo appunto, dalla statistica territoriale. Andiamo avanti. Vabbè, qui chiaramente ci sono un po' i temi su cui l'ISPRA è stato chiamato a lavorare con noi, e qui diciamo anche in questo caso non recito, però insomma la slide dà un po' il senso del grandissimo sforzo, il lavoro metodologico e operativo che l'ISPRA ha messo in campo, perché ci sono delle appunto proprio dei pezzi di policy che su cui, no, sul piano della misurazione è stato fatto un grande passo avanti, non solo a livello regionale, come vedete qui rapidamente, ma anche a livello subregionale, sulla qualità dell'aria, sulla dinamica del litorale, insomma sul rischio idrogeologico, diciamo l'accelerazione. E questo sì è avvenuto nell'ambito del progetto e sta ancora avvenendo, nel senso che siamo in piena attuazione. Andando avanti, Giovanni, perché diciamo, e qui concludo, certamente, no, tutto ciò ha permesso di rispettare gli impegni che l'Italia aveva preso con la Commissione quando l'accordo di partenariato è stato adottato. E questo ve lo dico perché è vero e rappresenta una delle migliori pratiche a livello europeo. Voi considerate che gli accordi, diciamo, non era obbligatorio mettere nell'accordo di partenariato gli indicatori. Poteva pure accadere semplicemente che ogni programma si sceglieva il suo indicatore, poi però a livello così nazionale ognuno non si sarebbe... Sarebbe stato poi difficile dire tu quella politica che cosa hai raggiunto, che cosa non era, diciamo come la osservi, quali sono i progressi, ma anche quali progressi non ci sono stati. E tanto che alcuni paesi, ne dico uno per dire il Portogallo, proprio perché non aveva inserito un set di indicatori nell'accordo di partenariato, l'ha fatto dopo, non so come dire, e diciamo fare dopo, quindi come dire, inseguire un treno in corsa è una cosa un po' faticosa, perché nel frattempo i programmi erano partiti e quindi diciamo creare una convergenza dove in una molteplicità di programmi e di soggetti è stato per loro una cosa molto faticosa. Quindi quando dico che, ora scusatemi, noi, quando dico, diciamo, quando dico che siamo stati bravi, intendo tutti noi, cioè intendo appunto il programma che ci ha creduto, il PONGOV, intendo l'ISPRA perché pure l'ISPRA ci ha creduto e intendo anche tutti i colleghi metodologi che si sono messi, no, muso a terra, come si dice volgarmente, per realizzare questo esercizio. Certamente, no, diceva, beh, allora è tutto bello, siamo stati bravi. Chiaramente, no, migliorare nella statistica, questo lo dicono tutti i testi, si legge, no? Il miglioramento della qualità in statistica è un processo, quindi diciamo siamo naturalmente in un percorso. L'idea un po' del sostegno da parte del PONGOV credo sia un po', cosa è sempre stato così, no? La coesione ambisce a dare una, diciamo, spingere sullo startup in modo tale, no, che poi alcune statistiche, alcuna produzione statistica diventi patrimonio del soggetto che sostiene, no? Questo è. Nel frattempo, però, che cosa succede? Succede che naturalmente diciamo, i fenomeni da osservare crescono, aumentano, no? E quindi questo ci chiama ad un percorso continuo, ad un impegno continuo. Questo l'ha detto Riccardo molto meglio di me. Richiede a tutti noi un impegno continuo per garantire la disponibilità dei dati e per osservare i fenomeni. Io vi ringrazio ancora per avermi dato questo spazio e restituisco il microfono virtuale al direttore, che ringrazio ancora. Grazie, grazie a lei, dottoressa Ceci, grazie anche della panoramica che inquadra
molto meglio in maniera più dettagliata la questione e adesso entriamo, diciamo, cominciamo a entrare nei risultati e quindi in maniera più dettagliata su alcuni aspetti. Come vedete la presentazione è a doppio nome Maria Concetta Giunta e Giovanni Finocchiaro, che sono coloro, diciamo, tramite la struttura statistica nostra, che poi hanno coordinato anche il lavoro di tutti gli altri colleghi che verranno presentati successivamente. Tra l'altro, questo settore, dal punto di vista della statistica ambientale in senso generale, del lavoro che stiamo facendo, anche in un'interlocuzione che spesso ho occasione di avere con i colleghi dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, devo dire che siamo un passettino in avanti, nel senso che probabilmente per tradizione, per cultura, per alcune capacità che abbiamo, e anche per una certa lungimiranza sul tema proprio indicatori, statistiche ambientali, siamo più avanti anche di tantissimi colleghi europei. Questo ve lo posso garantire, perché frequentando quegli ambienti, spesso da alcuni colleghi italiani che lavorano all'interno dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, questo ci viene assolutamente riconosciuto. Prego, chi presenta? Credo Concetta o Giovanni, non lo so, però insomma a voi la parola, ovviamente con preghiera di stare nei tempi. Prego. Sì. Presento io, direttore, sono Maria Concetta Giunta, intanto ringrazio il dottor Monaco e ringrazio la dottoressa Ceci per l'apprezzamento che hanno avuto per il lavoro. Molte delle cose che dirò io già sono state anticipate sia dalla dottoressa Ceci che dal dottor Monaco, e un particolare ringraziamento va però a tutta la struttura ISPRA che ci supporta per la realizzazione di questo progetto, perché se abbiamo avuto questi risultati, perché i risultati ci sono e siamo a più di metà progetto, è perché tutta ISPRA ha collaborato. Quindi questo mi sento di dirlo ed era la prima cosa che volevo dire. Il mio intervento di fatto era per dare una panoramica su quali erano gli indirizzi del progetto, che cosa doveva contenere e quali erano le linee di attività che erano previste per questo progetto PON. Sicuramente l'obiettivo del progetto era quello di migliorare l'offerta di statistiche ambientali, l'abbiamo sentito dire più volte nel corso degli interventi precedenti, finalizzata a tre obiettivi. Il primo obiettivo, non mi va avanti. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di migliorare la qualità che era già presente. Come ha detto Anna, la dottoressa Ceci nell'intervento precedente, già in fase di predisposizione dell'accordo di programma 2014-2020 avevamo avuto un'interlocuzione su quelli che potevano essere tutta una serie di indicatori ambientali che erano già prodotti da ISPRA nell'ambito dell'annuario dei dati ambientali del sistema informativo che contiene 301 indicatori ambientali, ne sono stati in particolare scelti dall'accordo di partenariato 12. E su questi 12, che sono stati il nucleo portante di questo progetto, di questi 12 in particolare su uno si fondava anche, diciamo che il NUAM è andato al di là dell'ostacolo, perché l'aveva considerato come fortemente portante per la realizzazione, per prendere i fondi su questa struttura. E mi riferisco in particolare agli habitat, per i quali noi avevamo semplicemente i numeri delle zone che corrispondevano alle direttive Habitat, e in questo progetto che durerà della durata di 6 anni abbiamo fatto sì che quel numero fosse trasformato in
superfici, e quindi adesso, grazie a questo progetto, sicuramente avremo come risultato finale, ma già in uno degli interventi che seguirà dopo lo vedremo, perché gran parte delle regioni già sono state elaborate, avremo dei dati di livello regionale, ma non avremo soltanto i numeri, ma avremo anche le superfici, che era un dato che l'Europa assolutamente ci chiedeva e che era vincolato a tutta alla programmazione e all'accordo di partenariato in se stesso. Un'altra miglioria che c'era stata chiesta, ma non perché non lo facessimo, per esempio, era quello relativo alle emissioni, alla produzione di statistiche sull'inventario delle emissioni, e anche lì noi avevamo per legge che le statistiche regionali relative all'inventario delle emissioni e quindi a tutti i dati che sono collegati alle emissioni venissero pubblicate ogni 4 anni da legge. Grazie a questo progetto abbiamo fatto sì che l'inventario delle emissioni venga pubblicato non ogni 4 anni ma ogni 2 anni. Quindi sicuramente poi per quanto riguarda la dinamica litoranea, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, cioè sono stati fatti tutta una serie di migliorie che sono state previste dal progetto. Il secondo obiettivo invece operativo era quello di migliorare l'offerta di statistiche ambientali, legandole alle politiche che a mano andavano emergendo nel corso di questi anni. In particolare, come sappiamo, ha avuto tanto rilievo l'Agenda 2030 e quindi abbiamo legato molto di questi indicatori anche allo sviluppo di indicatori che rispondessero meglio all'Agenda 2030, come posso dire a indicatori che riguardavano il Green Deal, e in questo caso ci è venuto molto in aiuto e sono stati molto valorizzati gli indicatori relativi al consumo di suolo, che è stata anch'essa una componente fondamentale per questo progetto. La terza linea di... Ok, non si vede. Ecco, la terza linea di attività invece era quella dello sviluppo di indicatori a una scala sicuramente molto più di dettaglio, che era la scala comunale. Questa, diciamo, che era finalizzata soprattutto a dare supporto ad altri progetti che vengono realizzati nell'ambito del PON. In particolare mi faccio riferimento al progetto PON Metro o al progetto quello strategia per le aree interne, e quindi anche lì sono state sviluppate una serie di attività che hanno portato all'individuazione di indicatori di un livello di dettaglio comunale. E la quarta linea di attività del progetto è quello di disseminare l'informazione che noi abbiamo raccolto attraverso dei siti o attraverso dei convegni. Diciamo che gli ultimi 2 anni non ci sono stati molto favorevoli, perché l'anno scorso è stato l'anno tutto della pandemia, però cercheremo di recuperare negli anni precedenti, cercando di fare un numero di convegni, ovvero di webinar, in cui riusciremo a diffondere, anche se questa diffusione all'interno di ISPRA nei vari eventi che ISPRA stesso ha organizzato, per ogni singolo progetto ha organizzato un convegno nel quale diffonde quanto prodotto all'interno del progetto PON. Per dare qualche numero, l'aveva già anticipato anche il dottor Monaco, abbiamo su tutte e 4 le linee abbiamo già popolato 44 indicatori, di questi 44 indicatori 25 sono anche di livello comunale. In particolare poi abbiamo 13 indicatori per quanto riguarda la linea 1, 29 indicatori per quanto riguarda la linea 2 e 25 indicatori per quanto riguarda la linea 3.
Questi sono, non li leggo, questi sono i temi dei 12 indicatori che erano stati, o dei 12 temi che erano stati individuati nell'accordo di partenariato e per i quali ci eravamo impegnati ad attuare delle migliorie. Dove sono diffusi questi dati? Questi dati sicuramente vengono diffusi in prima battuta, è stato creato ad hoc nell'ambito del sito dell'annuario una linea di attività PON dove all'interno ci sono tutti gli indicatori popolati nei vari livelli. Poi, come da progetto, diciamo che le statistiche ambientali sono un braccio delle statistiche più generali e quindi, già come previsto anche dall'accordo di partenariato, ISPRA si impegna a fornire tutte queste informazioni all'Istat e quindi anche le statistiche ambientali prodotte dall'ISPRA vengono inserite nella banca dati più generale che viene gestita dall'Istat, che contiene tutti gli indicatori che servono per monitorare le politiche di coesione o per pianificare le politiche di coesione. E con questo mi avvio alle conclusioni, così sto nei tempi. Come abbiamo realizzato questo progetto? Questo progetto è stato realizzato grazie a una task force interna che è composta da 62 persone, attraverso delle acquisizioni di servizi esterni e in particolare abbiamo avuto 11 acquisizioni di beni e servizi, 2 convenzioni con università e attualmente abbiamo 9 assegni di ricerca attivi che ci aiutano alla realizzazione di questo, ci hanno supportato per la realizzazione di quanto finora realizzato. Siamo più o meno a metà progetto. Questo è quello che, come siamo in termini di spesa. Oggi abbiamo già speso, siamo a più di metà progetto, il 53% della cifra che c'era stata già assegnata, è un progetto di 2 milioni e 400 mila euro circa. Abbiamo già rendicontato il 53% delle spese, quindi abbiamo già speso. Abbiamo un 16% che non è rendicontato, ma per noi ISPRA è già impegnato, perché nel momento in cui attiviamo gli assegnisti di ricerca, noi accantoniamo già tutta la cifra e quindi di fatto questo 16% non è rendicontato all'Agenzia delle Politiche di Coesione, perché rendicontiamo la spesa una volta che è stata realizzata, ma per noi sono soldi già impegnati, quindi negli ultimi 2 anni ci rimane da spendere un 31%, però la maggior parte di questo 31% saranno il completamento di alcuni assegni di ricerca e soprattutto il lavoro del personale interno ad ISPRA che sta già lavorando all'accremento a questo progetto. Grazie. Grazie Concetta, complimenti a te e a Giovanni per il lavoro di coordinamento non semplice, perché ovviamente mentre facciamo queste cose tutti i colleghi sono fortemente impegnati poi nell'attività quotidiana, per cui hanno contribuito, comunque hanno creduto in questo progetto importante. Bene, ora passerei agli interventi. Ho visto che anche tanti stanno facendo delle domande in chat, poi Giovanni sta rispondendo, e credo che anche questo sia molto molto importante, perché vuol dire che insomma il tema è un tema che interessa molto. Ora inizierei con gli interventi e darei la parola subito ad Alessandro Trigila, che ha costruito insieme ai suoi collaboratori questa piattaforma Idrogeo che abbiamo in parte già pubblicizzato, ma che riteniamo sia uno strumento molto molto utile sul tema del dissesto idrogeologico e tutte le varie componenti. Alessandro, se sei
collegato. Assolutamente sì, buongiorno, prego, buongiorno a tutti. A te la parola, ecco, se riesci a stare nella decina di minuti. Sì, assolutamente. Non ti farò troppa pressione, tranquillo, però insomma. Condivido lo schermo. Prego. Ok. Credo che dovrebbe vedersi la presentazione. Si vede perfetto. Perfetto. Allora, sì, il mio compito oggi è di illustrarvi l'attività svolta nell'ambito del progetto sul rischio idrogeologico e sugli indicatori di rischio. Io credo che sia emblematica, però questa cosa mi dà fastidio, un attimo la devo togliere, ecco. Che sia emblematica questa immagine da cui vorrei partire, che è un'immagine in bianco e nero che vediamo a sinistra di una colata detritica, un fenomeno rapido, una frana rapida, che il 19 maggio del 1977 si abbatte su un'abitazione. Siamo in località Borgata Garin, in un comune della provincia di Torino che si chiama Villar Pellice. La cosa sono questi fenomeni, le colate detritiche sono fenomeni particolarmente pericolosi perché caratterizzati da alte velocità, parliamo di metri al secondo, e quindi con notevoli impatti anche in termini di danni o perdite di vite umane. La cosa che si può vedere a destra è che la stessa abitazione dopo 30 anni è poi stata di nuovo investita da una nuova frana, da una nuova colata detritica. Questo ci fa capire che spesso gli eventi si riverificano negli stessi luoghi. Ecco perché è così importante avere dei dati, conoscere il territorio in maniera dettagliata e approfondita e avere dei dati aggiornati su queste tematiche. L'Italia è un paese particolarmente fragile perché ha circa 2/3 delle frane euro censite in Europa, oltre 620.000 frane. Per fortuna non tutte sono di questa pericolosità. Ma quali sono le strategie che possiamo mettere in campo per tentare di affrontare questa problematica così rilevante? Sono sostanzialmente tre strategie, diciamo, misure, azioni complementari che riguardano. La prima è cercare di non continuare a costruire in queste aree così pericolose, che significa poi nei fatti fare una buona pianificazione territoriale. Quindi pianificare correttamente il territorio. L'altra è quella relativa alla programmazione e che quindi interessa particolarmente anche quella giornata di oggi, i programmatori, i valutatori, che significa andare a capire dove devo realizzare, quali priorità ho, dove devo andare a investire per ridurre il rischio. E non ultima, quella della conoscenza. Cioè noi riteniamo che sia fondamentale diffondere il più possibile le informazioni, per esempio in questo caso sul dissesto idrogeologico, perché consentono di far aumentare la consapevolezza della popolazione, quindi sia dei cittadini ma anche delle imprese, in modo tale che poi possano prendere delle decisioni informate su dove magari acquistare la propria casa oppure ubicare un'attività economica. Quindi cosa offriamo noi come ISPRA, come sistema? Sostanzialmente offriamo i dati, la conoscenza, quindi mappe e dati che poi servono, sono a supporto quindi delle decisioni. Ecco qua. Quindi dal 2014 abbiamo cominciato a sviluppare in maniera sistematica per l'appunto gli indicatori. Gli indicatori che abbiamo sviluppati riguardano la popolazione a rischio, le famiglie, gli edifici, le imprese e i beni culturali. Quindi sono cinque categorie di indicatori e, come ho già detto, l'obiettivo è il supporto alle decisioni sia nell'ambito della programmazione ma anche poi nella valutazione dell'efficacia e il monitoraggio delle misure, come è stato detto. La metodologia che abbiamo adottato si è improntata a criteri di trasparenza e replicabilità, quindi i dati sono disponibili e le elaborazioni possono essere ripetute, sono dati confrontabili a scala nazionale e poi l'unità territoriale di elaborazione dei dati è un'unità abbastanza di dettaglio perché sono le 402.000 sezioni censuarie. I dati sono rilasciati su base nazionale, regionale, provinciale e comunale, quindi con una certa granularità. Quindi l'operazione è quella di capire nelle aree a pericolosità, cioè dove si verificano i fenomeni, quali sono gli elementi esposti, potenzialmente coinvolti. Usiamo dati ufficiali disponibili sull'intero territorio nazionale come dati di input, quindi oltre alle mappe nazionali prodotte da ISPRA,
anche il censimento della popolazione, ovviamente Istat 2011, il censimento dell'industria e servizi e la banca dati dei beni culturali prodotta dall'Istituto Superiore Centrale per il Restauro. Ma come sono stati utilizzati? Questo è già stato detto, andrei velocemente. Nel 2014 alcuni indicatori sono sul dissesto, in particolare tre direi, erano nell'ambito dell'accordo di partenariato che stabiliva appunto le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali del ciclo 2014-2020. Dopodiché l'indicatore è stato usato dal governo nel 2015 per un importante piano sulle aree metropolitane per la riduzione del rischio idraulico che valeva oltre 1,2 miliardi di euro. E dopodiché anche nel 2016 sempre questi indicatori sono stati utilizzati per definire i criteri, quindi è stato fatto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire i criteri di ripartizione dei fondi tra le regioni. Noi produciamo un rapporto a cadenza triennale, viene stato prodotto nel 2015, 2018 e nell'autunno 2021 uscirà il terzo rapporto con i dati aggiornati. Ma abbiamo parlato dei dati, ma quello che ci siamo impegnati, diciamo, l'impegno maggiore che abbiamo profuso in questi ultimi due anni è stato relativo allo sviluppo della piattaforma Idrogeo. La piattaforma Idrogeo è uno strumento di consultazione, anche appunto utile sia ai programmatori ma anche ai valutatori, che consente, e avevamo definito una specie di decalogo, cioè quali erano i principi sui quali ci dovevamo basare per la progettazione. Intanto che fosse accessibile con tutti i tipi di dispositivo, quindi desktop, tablet, smartphone, quindi con i vari tipi di dispositivo, che fosse di facile utilizzo, che fosse possibile stampare le mappe, creare dei report, segnalare una frana da parte di soggetti esterni, calcolare uno scenario, condividere i dati magari sui social o se l'instant messaging o via email, usare anche i dati, quindi c'è una pagina open data dove i dati possono essere scaricati. Inoltre offriamo servizi di interoperabilità, che significa offriamo servizi sia di mappe che dati ad altre piattaforme. I dati sono gestibili online, quindi sulle frane, e gli standard di sviluppo del software sono aperti. Adesso andrei in navigazione in diretta sulla piattaforma. Questa è la piattaforma che è stata sviluppata e lanciata circa un anno fa e si sta chiudendo la fase di sperimentazione, di testing. Abbiamo due sezioni, a destra vediamo un pulsante con il quale possiamo accedere all'inventario dei fenomeni franosi in Italia e a sinistra abbiamo la sezione relativa alla pericolosità e agli indicatori di rischio che sono stati finanziati nell'ambito del PON Governance. Quello che noi vediamo è abbiamo a destra una mappa con le tonalità che vanno dal giallo al rosso scuro, abbiamo le aree che possono essere interessate da frane e quindi che contengono oltre alle frane già verificatisi anche le zone di possibile evoluzione dei fenomeni franosi o anche le zone dove possono verificarsi nuove frane. Nelle tonalità dell'azzurro, del celeste, azzurro e blu invece sono le zone possibili dove possono verificarsi alluvioni. A sinistra abbiamo un pannello informativo che ci dà i dati di contesto, in questo caso l'aggregato è sull'Italia, però possiamo farlo anche sulla singola regione o comune, e ci fornisce quindi quanti sono gli abitanti residenti, il territorio, il numero di imprese, beni culturali, eccetera. Se andiamo in basso, invece, già osserviamo i dati, gli indicatori di rischio di cui vi parlavo, e quindi abbiamo, per esempio, in alto possiamo vedere che la popolazione a rischio frane è di circa oltre 1.200.000 abitanti sul territorio nazionale, mentre la popolazione a rischio alluvioni è circa 6 milioni. La cosa particolarmente, interessante è il fatto che se io scorro con il mouse sulla mappa, ecco, si estraggono dinamicamente, ma piuttosto velocemente, devo dire, in maniera veramente quasi sorprendente, continua a sorprendere di quello che abbiamo fatto, i dati dalla banca dati, dalla nostra banca dati. Ecco, quindi estraggo per ciascuna regione tutti i dati. Posso ovviamente zoomare, quindi se vado, per esempio, sul comune di Roma, e siamo in navigazione in diretta, ecco la città metropolitana, ecco siamo sul comune di Roma. Adesso sto vedendo le frane del comune di Roma. E posso decidere di stampare un report e quindi sto attivando la funzione di stampa report, la andiamo velocemente a salvare,
mi sto quasi concludendo, direttore. Ecco, aperto in diretta, questo è lo stralcio della mappa, e a sinistra e a destra abbiamo la tabella che stiamo visualizzando, quindi posso salvare, eccetera. Devo chiudere, un attimo, speriamo che... ho chiuso appunto... chiedo scusa perché ci sono delle icone che intralciano. Allora, posso anche visualizzare gli indicatori di rischio, quindi questo sono a sinistra, ma io posso visualizzare, ecco, gli indicatori di rischio. Questi sono, per esempio, la popolazione esposta a frane. Posso cambiare indicatore, e abbiamo 10 indicatori, per esempio mettere la popolazione a rischio alluvione. Con i colori del rosso si vede che ovviamente i comuni maggiormente a rischio sono quelli di pianura. Io posso ovviamente aprire la leggenda e qui ho il numero della popolazione esposta in funzione del colore, cioè tutti i comuni che sono classificati. E, ecco, volevo far vedere un'ultima cosa, quindi andrei di nuovo a riaccendere la pericolosità. Chiudo un attimo la leggenda. Come vedete è molto responsive la piattaforma, molto molto veloce nella risposta. Posso anche decidere di calcolarmi uno scenario invece di avere un dato aggregato su un poligono disegnato all'utente. Sto andando a disegnare in diretta, quindi sto disegnando su un bacino di interesse e quindi sto calcolando uno scenario customizzato. Ok. Ecco qua, adesso lui sta calcolando, ha estratto le informazioni in tempo reale e mi dà sia i dati di contesto che i dati di pericolosità sullo scenario di quest'area disegnata. Ora, l'ultima cosa che abbiamo sviluppato, e mi avvio alle conclusioni, per quanto riguarda l'inventario, che è l'altra sezione, ma che per questioni di tempo non posso farvi vedere, è la sezione multimedia. Quindi possiamo sempre visualizzare tutti, in questo caso per esempio i video disponibili sul territorio nazionale, oppure aggregati. Adesso c'è qualche un po' lento. Ecco, quindi posso ovviamente far partire il video, posso zoomare sull'identificativo e poi la mappa si aggiorna. Ecco qui, sta zoomando, eccolo qua, e si sta ponendo, in questo caso siamo nell'abitato di Pomarico. Allora, io ho concluso, volevo semplicemente nelle conclusioni dire che, come è stato detto, credo che questo strumento sia molto utile per la programmazione del ciclo dei fondi strutturali 2021-2027, ma anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E dimenticavo di dirvi che questa piattaforma ha vinto un premio recentemente che si chiama il premio PA Sostenibile e Resiliente, che è stato promosso da Forum PA e dall'ASVIS, cioè dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, con la motivazione di essere una tra le soluzioni più meritevoli, originali e innovative della pubblica amministrazione. Quindi ringrazio l'Agenzia e il Dipartimento delle Coesione per l'occasione che ci ha dato. Ho chiuso. Grazie Alessandro, ci sono un sacco di domande in chat, vedi se riesci a rispondere. In tempo reale o dopo? In tempo reale o dopo, decidiamo un po' come fare. Allora forse, così me le leggo, se intanto potete andare avanti. Allora diciamo così, che raccogliamo magari le indicazioni e poi dopo Concetta bisogna, perché vedo che stanno scrivendo in tanti, vedere eventualmente o facciamo una specie di FAQ da pubblicare sul sito, di modo che cerchiamo di rispondere a tutte le domande, ecco, perché ovviamente questi temi destano giustamente molto interesse e molta curiosità. Benissimo, ora grazie Alessandro della presentazione. Oggi, adesso darei la parola ad Angela Barbano, sempre di ISPRA, che invece ci presenterà i nuovi dati sullo stadio sui cambiamenti geomorfologici riguardo alle coste italiane. La collega credo che sia collegata, dico bene, buongiorno a lei, prego a la parola. Lo schermo. Condividiamo lo schermo, eccolo qua, sta arrivando, okay, eccoci, bene. Perfetto. Adesso parte la presentazione,
Abbiamo usato anche gli standard delle presentazioni dell'istituto, sono quasi commosso. Prego. Allora, buongiorno a tutti. E quello che io andrò ad illustrare è il contributo nell'ambito del programma per le statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 offerto dall'elaborazione dei nuovi dati sullo stato delle coste e sui cambiamenti geomorfologici. In ISPRA dal 2003 è stato implementato un sistema per l'osservazione delle coste italiane in prossimità della riva che ha lo scopo di rilevare le caratteristiche geomorfologiche delle coste e i cambiamenti naturali e antropici. Nell'ambito appunto del programma per le statistiche ambientali è stato possibile avviare un progetto di aggiornamento dei dati sulle coste e delle variazioni intervenute insomma su questo territorio a partire dall'ultimo rilievo che risale al 2006. Sono stati prodotti dati e mappe cartografiche aggiornate al 2019 e per tratti significativi sino al 2020 per i tematismi di base che sono la linea di riva, il limite di retrospiaggia, le spiagge e le opere marittime. Questa opportunità si è avuto il merito in realtà di arricchire una serie storica sulle coste italiane, perché questo progetto è stato sviluppato con la stessa metodologia anche in anni precedenti e che ha fornito un quadro nazionale ed uniforme al 2000, al 2006 e per la sola linea di riva, la mappatura anche al 1950. Quindi oggi finalmente abbiamo un aggiornamento dopo 12 anni. Quello che vado ad illustrare adesso sono dei dati di sintesi sulle caratteristiche delle coste del nostro paese e poi quelli che sono stati gli indicatori elaborati proprio nell'ambito dell'accordo di partenariato 2014-2020 in riferimento all'obiettivo 5 che richiedeva al paese azioni orientate alla riduzione del dissesto idrogeologico ed erosione costiera. Sinteticamente dirò che l'Italia ha oltre 8.000 km di costa, è il secondo paese in Europa per estensione dopo la Grecia, il 90% delle coste del paese sono ancora naturali e circa il 10% ormai artificiali perché occupati da porti o altri manufatti. La costa naturale è per un terzo alta rocciosa e per due terzi è costa bassa. La caratteristica è che la metà delle coste naturali è costituita da spiagge che sono territori particolarmente sensibili e vulnerabili. Ed è per questo che si è reso necessario nel corso degli anni, oltre a rappresentare, a delimitare e caratterizzare la riva, anche determinare quello che è il confine interno dei nostri litorali, il confine interno soprattutto delle spiagge. E questa informazione ha fornito degli elementi, dei dati che sono indicativi della vulnerabilità di questi territori. Infatti, il limite interno delle nostre spiagge, se la linea di riva è al 10% artificiale, il limite interno delle spiagge invece è al 50% artificiale, cioè occupato da strutture urbane, che secondo la nomenclatura dell'Istat, urbano denso, urbano sparso, e per l'8% le nostre spiagge sono limitate da infrastrutture viarie particolarmente importanti. Aggiungo inoltre che da altri studi, in questo territorio, in corrispondenza delle coste basse, la densità di popolazione è in misura più che doppia rispetto alla media nazionale. Un terzo della popolazione vive nei 646 comuni costieri e insomma in una porzione di territorio pari al 13% dell'estensione complessiva. Quindi c'è una pressione antropica piuttosto importante. Andiamo invece ad analizzare quelle che sono le caratteristiche delle spiagge italiane. Abbiamo 3.300 km di spiaggia per una superficie di 122 km quadrati. Nella destra è rappresentata una mappa con la distribuzione delle spiagge
per regione, ma anche dalla tabella dove sono riportate lunghezze d'area è possibile vincere che 2/3 delle spiagge italiane sono presenti nelle regioni del sud, in quelle che nelle politiche nazionali ed europee sono le regioni ad obiettivo 1. Inoltre, nell'ultima colonna c'è un altro parametro importante che è quella dell'ampiezza media. Un'informazione ancora utile perché è indicativa proprio della fragilità di questi territori. Le spiagge italiane, infatti, sono prevalentemente lunghe e ampie alcune decine di metri. Il 75% delle nostre spiagge sono lunghe poco più di un chilometro, mentre l'ampiezza media, seppure mediata a livello regionale, nell'ultima colonna si può vedere che è di alcune decine di metri. Le spiagge più ampie le ritroviamo ovviamente nelle regioni dell'Alto Adriatico e del centro Tirreno, o per meglio identificarle lì dove abbiamo, in corrispondenza delle piane alluvionali, o meglio specifichiamo a valle dei bacini idrografici più importanti del paese. E mentre nelle altre regioni si può vedere che nonostante siano molto ampie, si può desumere da quei dati che l'ampiezza non raggiunge 60 metri e che invece genericamente l'ampiezza media è inferiore ai 20 metri. Quindi processi erosivi prodotti da mareggiate di particolare intensità o di erosione naturale anche di alcuni metri può avere un effetto piuttosto distruttivo sia sul territorio ma anche di impatto sulle attività e le strutture presenti nell'immediato entroterra. Ricordiamoci il famoso 50% di limite interno delle spiagge ormai artificiale. Una volta inquadrato, adesso abbiamo inquadrato un po' le caratteristiche generali delle nostre coste, andiamo a vedere quali sono stati gli indicatori e quindi il contributo per quelli che sono per quello che sta per quanto riguarda l'obiettivo 5, e cioè come gli indicatori di misura delle azioni di riduzione del rischio di erosione costiera. Avendo più rilievi periodici, è stato possibile, mediante un confronto tra i rilievi successivi, esaminare i cambiamenti e rielaborare un indicatore denominato dinamica litoranea che valuta i cambiamenti intercorsi tra il 2006 e il 2019. Questo indicatore è duplice: nella prima parte è di carattere generale perché individua i tratti di costa stabili e quelli che hanno subito dei cambiamenti, e la sintesi è la seguente a livello nazionale, che circa il 60% delle coste italiane sono stabili, ma su questo numero poi faremo ulteriori osservazioni successivamente, mentre il 37,6% hanno subito dei cambiamenti. Da uno studio di maggior dettaglio dei significativi cambiamenti, cioè dei cambiamenti superiori a 5 metri, quindi rapportiamo questo valore alla scarsa ampiezza delle nostre spiagge, quindi sono cambiamenti veramente significativi. Nelle coste modificate, nella tabella sottostante è riportata un quadro a livello regionale, ci tengo a precisare che questo è stato fornito anche a livello provinciale e a livello comunale, quindi con un grado di dettaglio molto spinto. Sono stati individuati i tratti di costa in erosione e in avanzamento. Ed emerge nell'ultima riga in basso, è la sintesi nazionale, sinteticamente possiamo dire che il 18% circa dei tratti di costa sono in erosione, mentre circa il 20% sono in avanzamento. Con la sensazione di un bilancio positivo, se ci fermiamo ai tratti di costa, in realtà se andiamo a fare un bilancio sulle superfici il risultato è leggermente diverso. Nella tabella giù in basso è riportata la sintesi nazionale sia dei tratti di costa in erosione che delle superfici. I tratti di litorale in arretramento, seppure inferiori a quelli in avanzamento, in realtà
le aree erose dal mare sono superiori a quelle in progradazione, con un bilancio complessivo negativo. È il risultato di perdita di 1,5 km quadri di spiagge. Nella mappa centrale è riportata la sintesi dei bilanci tra aree perse ed acquisite a livello regionale. È possibile riscontrare numerosi valori negativi. Sulla destra un piccolo esempio che è indicativo di alcune situazioni piuttosto gravi e che un po' sintetizza quanto detto prima. Si tratta di un'area costiera in severo arretramento, già rilevato precedentemente. Qui in questa immagine sono sovrapposti i rilievi del 2000, 2006 e del 2019. Nel 2000 questa spiaggia aveva un'ampiezza media dell'ordine dei 20 metri e già nel 2019 non solo la spiaggia si è ridotta in ampiezza, con un'ampiezza inferiore ai 10 metri, ma si è completamente spostata verso l'entroterra. Nell'entroterra abbiamo campi coltivati, strade, ma per fortuna, diciamo così, le infrastrutture viarie e ferroviarie principali sono a distanza di 600 metri dalla riva. Quindi abbiamo il primo indicatore proposto per l'accordo di partenariato era quello dei cambiamenti geomorfologici, quindi dei tratti in erosione e in avanzamento come strumenti, come indicatore di misura delle azioni intraprese per l'obiettivo 5. Tuttavia, nell'ambito del sistema di osservazione delle coste viene svolta un'altra attività, che è quella di osservazione dei cambiamenti prodotti dall'uomo lungo la costa, e precisamente la delimitazione delle opere portuali e delle opere di protezione costiera, sia in riva che in mare. Le opere di protezione costiera sono catalogate nel dettaglio, per tipologia, per caratteristiche costruttive, cioè se è una scogliera, se è emersa, se è sommersa, se è un pennello, se è radente la riva. E nell'aggiornamento dei dati è stata svolta anche un'attività di valutazione dello stato di conservazione dell'opera, ma di eventuale cambiamento di destinazione d'uso. Nelle due immagini presenti nella slide è riportato un tratto di costa dove a sinistra c'è il rilievo al 2000-2006, vediamo che si tratta di una costa urbanizzata e protetta, anzi con un importante intervento di protezione, invece sulla destra il rilievo al 2019, dove riscontriamo la presenza di due nuovi porti turistici e di opere di protezione, alcune nuove, alcune smantellate, alcune inglobate nella struttura portuale. Con queste informazioni ci hanno consentito di proporre, sempre come indicatore di misura delle azioni intraprese per la riduzione del rischio di erosione, un indicatore chiamato costa protetta, valutato ed elaborato al 2019. È un indicatore che tiene conto del tipo di opera, dei parametri dimensionali e della sua collocazione. Nella tabella a sinistra è riportata la sintesi a livello regionale, ripeto, è stato elaborato a vari livelli amministrativi, e nell'ultima riga la sintesi a livello nazionale, da cui emerge che sugli oltre 8.000 km di costa circa 1.300, e quindi circa il 16% della costa italiana, è protetta. Però in realtà... Ho finito. Poiché praticamente però queste opere sono prevalentemente realizzate in prossimità delle coste basse e oltre il 27% di costa bassa è protetta, relazionando questa informazione a quella ottenuta con l'indicatore dinamica litoranea, dove abbiamo individuato che circa il 60% delle coste italiane sono stabili, in realtà con questa informazione, con questo ulteriore indicatore, possiamo dire che del 60% di coste instabili, in realtà il 27% è molto probabilmente più che stabile, stabilizzata con interventi di opere, con opere rigide. Con questo terminato, se ho ancora qualche secondo, tiro fuori, dico giusto, due osservazioni circa il sistema
di osservazione delle coste e del progetto sviluppato per l'aggiornamento dei dati, è in grado di fornire dei dati di dettaglio a vari livelli amministrativi, sono aggregabili a livello di unità geografiche sia territoriali che marittime. Il sistema di osservazione delle coste è connesso ed è complementare con altri sistemi di osservazione ISPRA, per esempio quelli attinenti al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti del territorio naturali o determinati da interventi dell'uomo, quale IFFI, quello che ho presentato poco fa Alessandro, RENDIS, che registra gli interventi condotti per realizzati per il contenimento del dissesto, e anche il progetto di monitoraggio di consumo del suolo. È collegato ed è connesso anche al sistema di monitoraggio dello stato del mare mediante i rilievi della rete mareografica nazionale e della rete della Laguna Veneta, oltre che della rete ondametrica nazionale. Nel corso di questi anni, tutti questi dati ottenuti, sia i dati di base che quelli elaborati, sono stati messi a disposizione, e quindi anche questi nuovi sono disponibili a supporto della pianificazione per la tutela del territorio costiero e diversi livelli di gestione. Infatti nel corso degli anni sono stati forniti prima ad autorità di bacino, poi ad alcuni distretti idrografici, ad alcune regioni, come dati di base per gli studi preliminari alla pianificazione, anche di diverso tipo, per studi e progettazione di intervento per il contenimento dei processi di degrado. Sono stati resi disponibili, per esempio, anche per la conoscenza, la ricerca applicata alla reportistica, cioè sono stati utilizzati nell'ambito di progetti europei, per esempio è stato sviluppato il work package Coastal Behavior the Modernet Geology per la strategia marina, o anche nell'ambito di, sono stati messi a disposizione anche di enti nazionali come Istat, le poste, numerose università, e ovviamente per la reportistica ambientale, prima fra tutti, la pubblicazione sull'annuario dei dati. Che dire, grazie per l'attenzione. Grazie per a tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto. Bene, grazie dottoressa. Benissimo, adesso cambiamo argomento e entriamo nel tema delle emissioni atmosferiche a livello regionale. Anche qui noi ovviamente siamo detentori di numerosi dati, e darei la parola a Riccardo De Lauretis, pregando anche lui di stare una decina di minuti. Ho visto che c'ha 14-15 diapositive, quindi prego Riccardo, a te la parola. Ecco, scusate, devo attivare l'audio. Buongiorno a tutti. Allora, nell'ambito del progetto c'erano anche delle implementazioni della disponibilità delle informazioni relative alle emissioni in atmosfera, ed è quindi il lavoro che vado a presentare. E innanzitutto il contesto: l'ISPRA realizza l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera su base annuale, che risponde ai requisiti internazionali previsti dalle varie convenzioni, sia quella relativa all'inquinamento atmosferico che quella relativa ai cambiamenti climatici, e i vari obblighi di mitigazione che l'Italia ha intrapreso rispetto a queste sostanze emissive. Ci sono l'inventario è preparato su base annuale, e la sua disaggregazione, come ha già ricordato Concetta precedentemente, è effettuata ogni 4 anni. Esiste un processo di revisione internazionale indipendente che ogni anno ci va a controllare, insomma, le metodologie e le informazioni utilizzate. E, a livello sul territorio, oltre al nostro approccio lockdown, le regioni hanno in capo l'obbligo di preparare il loro inventario regionale quantomeno ogni 4 anni, se possibile, cioè quantomeno con le nostre tempistiche, se possibile con emissioni con tempistiche più ridotte, ma solo relativamente agli impianti atmosferici. Non hanno, quindi, l'inventario di gas serra a livello regionale, in realtà sono poco disponibili
Sono due approcci, ovviamente l'approccio bottom-up, quindi partendo dal territorio, si presume sia più accurato di quello che utilizziamo noi, che invece è una procedura top-down, quindi disaggreghiamo le missioni nazionali sul territorio, utilizzando il più possibile le variabili dell'inventario dove l'informazione è disponibile, o altrimenti delle variabili surrogato proxy, che sembrano più attinenti alle stime. E il contesto del progetto dell'accordo di partenariato l'ha già ricordato Concetta precedentemente, quindi diciamo, vado avanti le linee di intervento, e sulla base di queste linee di intervento abbiamo sviluppato o implementato degli indicatori. Allora, innanzitutto il primo aspetto che vorrei sottolineare è come questa attività abbia rafforzato la nostra capacità di risposta nel produrre informazione e renderla disponibile a tutti relativamente alle missioni. E come è stato già ricordato, abbiamo un obbligo internazionale di produrre questa disaggregazione e di fornire questi dati. Precedentemente era ogni 5 anni, a partire dal 2019 e ogni 4 anni. Però abbiamo d'altro lato una richiesta, abbiamo ricevuto la richiesta di avere questa informazione sul territorio in maniera più con tempistiche più frequenti e anche con una maggiore disaggregazione sul territorio, sia a livello nazionale che a livello internazionale. A livello nazionale, da parte delle regioni che per alcuni settori, per alcuni di questi macro settori che vedo indicati qui sopra, non hanno a disposizione le informazioni necessarie per la loro segregazione, per la loro stima, e da parte della modellistica, perché sulla base di questi dati disaggregati sul territorio a livello di 0,1 per 0,1 chilometri, e diventano un input per i modelli di previsione della qualità dell'aria. Quindi a livello territoriale è importante avere le informazioni per poter andare a stimare i superamenti delle concentrazioni di qualità dell'aria. E rispetto, vi faccio notare come, diciamo, queste attività che sono queste attività di stima, di disaggregazione, che è in continuo miglioramento e che ha ancora margini di ulteriore miglioramento nel tempo, si sono, grazie anche allo stimolo, diciamo, di questo progetto e alle risorse messe a disposizione, e siamo passati a una maggiore accuratezza delle stime. Questa tabella vi faccio soltanto vedere quante attività vengono, quante categorie emissive vengono stimate, venivano stimate nel provinciale del 2010, e quante inquinanti, quante sostanze, quindi 234 attività e 43. Oggi siamo passati a stimare e a disaggregare circa 300 attività, categorie emissive, e praticamente 49 sostanze inquinanti. Quindi quello che prima magari stimavamo in maniera più aggregata, adesso un settore, un sottosettore che stimavamo, disaggregavamo in maniera più aggregata, adesso siamo andati a disaggregarlo per le varie attività che compongono questo settore, questa categoria di stima. Lo stesso vale sull'informazione relativa alle sorgenti puntuali. In queste tre mappe vediamo come nel 2019 abbiamo una quantità sul territorio di impianti stimati puntualmente molto superiore a quelle che stimavamo nelle precedenti disaggregazioni nel 2010. Quindi questo miglioramento nell'informazione, nell'acquisizione dell'informazione e della messa in proprio di banche dati, delle banche dati disponibili sul territorio, ci consente di migliorare la qualità e anche di offrire un'informazione più attendibile a livello territoriale. E, per quanto riguarda la linea 1, cioè l'aggiornamento dei dati indicatori, questi sono, vi faccio vedere un pochettino diciamo di dati disponibili a livello regionale e sub-regionale.
Questo, diciamo, la domanda è quanto questo influisce sulla governance a livello locale, cioè questo tipo di informazione a che cosa serve per migliorare la governance. Allora vi faccio un po' di esempi. Abbiamo il primo esempio, quello che dicevo prima, è quello di prevedere, avendo una formazione più accurata sul livello territoriale, poter prevedere lo sviluppo, poter prevedere i dati di qualità dell'aria, le concentrazioni di qualità dell'aria, e quindi poter anticipare con delle politiche a livello locale, tipo il blocco del traffico o la riduzione della temperatura di riscaldamento, quindi con delle ordinanze sul territorio poter ridurre quei superamenti dei limiti di concentrazione di qualità dell'aria delle sostanze come gli ossidi di azoto o il particolato. Questo è un esempio. Un altro esempio è relativo proprio alle politiche di mitigazione che possono intraprendere i comuni o le regioni in quei settori come i trasporti o come il riscaldamento, cioè quei settori dove non sempre sono determinati dei miglioramenti da politiche nazionali, ma la gestione della una serie di incentivi a livello locale o di disincentivi al trasporto privato o una serie di, o anche la gestione semplicemente dei semafori o delle rotonde al posto dei semafori consente di adottare delle politiche e quindi di riduzione, quindi così come il controllo degli impianti, per esempio, per quelli che sono di competenza regionale o locale. Quindi in questo caso avere un'informazione più accurata sulle emissioni, sul peso delle varie categorie emissive, ci consente di migliorare, insomma, la gestione del territorio. E in merito ai nuovi indicatori, ecco, questi in realtà sono indicatori che erano già disponibili, ma come richiesto cerchiamo di fornirli con una frequenza maggiore. Quindi questo attraverso una stima, mentre ogni 4 anni facciamo la disaggregazione delle emissioni categoria per categoria, che ci impegna diversi mesi uomo di lavoro, insomma, e sulla base delle informazioni statistiche disponibili, abbiamo adottato già per il 2017, stiamo cercando di formalizzare una metodologia che ci consenta ogni 2 anni di fare lo stesso lavoro, riducendo con confrontabilità massima rispetto a loro che facciamo ogni 4 anni, per capirsi, utilizzando magari delle variabili semplificate, delle variabili proxy, che però ci fanno perdere il meno informazioni possibile, quindi che da un lato possiamo rispondere con tempi più rapidi alle richieste di informazioni relative all'emissione di disaggregazione sul territorio ogni 2 anni o magari nel futuro anche su base annuale, ma dall'altro canto non ci riusciamo a farlo con le risorse disponibili, insomma, quindi senza grandi sforzi. Questo è un po' l'impegno metodologico. Abbiamo fornito nel 2017, quest'anno era l'anno per il 2019 che prevedeva le stime dettagliate da produrre e fornire alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico. E in merito ai gas serra, come dicevo prima, non ci sono, ci sono pochissime regioni che fanno l'inventario dei gas serra, mentre invece c'è una richiesta informativa. Ovviamente non c'è gas serra, la gran parte delle emissioni deriva poi da una serie, insomma il 40% deriva sostanzialmente dall'industria, dall'energia, dei grandi impianti, ma esiste una buona componente di emissioni che deriva dalle attività dei trasporti su strada, che deriva dai consumi energetici delle famiglie e delle imprese, delle aziende, del commercio, per il riscaldamento, che deriva dall'agricoltura. L'agricoltura sono competenze in capo alle regioni e quindi attraverso i piani di sviluppo rurale per l'agricoltura possono essere assegnati incentivi e attraverso anche il controllo delle attività sul territorio
possono essere verificate e controllate e adottate misure di riduzione delle emissioni di questo settore, sia per quanto riguarda il tessere che per quanto riguarda l'ammoniaca, che è il principale inquinante che deriva dal settore dell'agricoltura e che copre il 90% delle emissioni nazionali di ammoniaca. E ancora vi faccio vedere insomma un po' di risultati, così diciamo non entrerò nel dettaglio, ma giusto per farvi vedere un pochino gli indicatori sviluppati. E infine, come ha ricordato già Concetta prima, nell'ambito di sottoprogetti del PON esistono anche la quantificazione di emissioni per appunto i settori di riscaldamento e trasporti relativi alle città metropolitane. Noi collaboriamo anche, aiutiamo anche i comuni e collaboriamo con gli altri organismi istituzionali preposti nello sviluppo per quelle città o per quelle aree metropolitane che hanno aderito al PAESC, quindi al piano di riduzione e mitigazione delle emissioni di gas serra e dei piani di adattamento a livello comunale. E in quel contesto è molto rilevante appunto avere le informazioni relative al riscaldamento dei trasporti stradali, che poi sono quelle su cui un'azienda municipale può maggiormente incidere attraverso delle politiche di gestione del territorio. E ho finito la mia presentazione. Grazie Riccardo, sei stato nei tempi, grazie davvero. Poi ripeto, se ci saranno delle domande vediamo un po' come gestirle. Bene, ora passiamo a un altro tema molto, molto importante, che è quello delle bonifiche, quindi a questo progetto Mosaico, che è un database su cui hanno lavorato i colleghi del gruppo delle bonifiche per mettere a punto questo censimento. E darei la parola a Eugenia Bartolucci, sempre collega di ISPR, che anche lei credo sia collegata. Sì. Prego, prego. Grazie, vi condivido lo schermo. Ok. Dovremmo esserci. Ok, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Eugenia Bartolucci, tecnologo in servizio presso l'area per la caratterizzazione e la protezione ambientale dei suoli e per i siti contaminati del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia. Nel mio intervento vi racconterò brevemente qual è il contributo sui siti contaminati che è stato fornito all'interno del progetto Statistiche Ambientali per le Politiche di Coesione 2014-2020 e vi descriverò anche sempre brevemente, visto i tempi a disposizione, la banca dati nazionale per i siti contaminati che è stata realizzata proprio per merito del finanziamento che è stato ottenuto all'interno del progetto. Nell'ambito del progetto, per quel che riguarda il tema dei siti contaminati, è stato sviluppato e popolato un indicatore ambientale che descrive il progresso nella gestione dei siti contaminati regionali. Quindi di fatto non sono ricomprese all'interno di questa analisi le informazioni relative ai siti di interesse nazionale. Progresso che ha una diciamo particolare attenzione riguardo alle aree restituite, alla restituzione di aree che sono state oggetto di procedimenti di bonifica. L'indicatore di fatto è costituito da quattro parametri che vengono letti, che contestualmente riescono a fornire una panoramica del progresso appunto. Si tratta della percentuale di siti con procedimento amministrativo concluso rispetto al totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica, del numero di siti oggetto di procedimento di bonifica conclusi con un intervento, che sia esso di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ancora il numero di siti oggetto di un procedimento di bonifica che però si è concluso senza l'esigenza di un intervento, in quanto questi siti a conclusione delle attività conoscitive a vari livelli di dettaglio e approfondimento sono risultati non contaminati, quindi a seguito per esempio delle indagini preliminari, della caratterizzazione ambientale o ancora dell'analisi di rischio. L'ultimo diciamo elemento, l'ultimo parametro è quello che prende in considerazione invece il numero di siti oggetto di procedimento di bonifica ancora in corso.
Sin dall'avvio del progetto, questi quattro parametri sono stati popolati sia a livello di dettaglio regionale che a livello di dettaglio dei comuni capoluogo di provincia. Confidiamo entro ovviamente la fine del progetto di arrivare anche alla compilazione al dettaglio a livello comunale. Da dove arrivano i dati che noi abbiamo utilizzato per popolare questi indicatori? I dati sono contenuti all'interno delle anagrafi regionali sui siti contaminati, che sono strumenti previsti dalla normativa sui siti contaminati, che devono essere predisposti dalle regioni e dalle province autonome. Sulla base di criteri che sono stati definiti da APAT, ora ISPRA, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che sono stati rilasciati nel 2001. In realtà una ricognizione effettuata recentemente ha mostrato che lo stato di attuazione e aggiornamento delle anagrafi è estremamente disomogeneo a livello nazionale, e così come la struttura e i contenuti delle stesse. Questa è una ricognizione che è stata effettuata nel 2015 dal Ministero dell'Ambiente. Le motivazioni di questa situazione sono riconducibili a diversi effetti. Intanto ovviamente la tempistica differente con cui queste attività sono state avviate, e soprattutto gli aggiornamenti normativi che si sono succeduti nel tempo. Non tanto e non solo il passaggio dal 471 al 152, che ha modificato radicalmente anche il concetto di sito contaminato, ma anche tutti i successivi aggiornamenti che hanno creato una stratificazione e una complessità anche nella gestione di questo genere di informazioni. Nel 2000, stante la situazione e stante comunque la strategicità di questo tema e l'importanza di avere comunque informazioni consolidate, omogenee a livello nazionale, nel 2016, a seguito dell'istituzione dell'SNPA, è stata avviata proprio all'interno del sistema un'attività finalizzata alla creazione di una database nazionale che contenesse tutte le informazioni utili per la ricostruzione di un quadro omogeneo a livello nazionale sui siti contaminati. Nell'ambito di questa attività svolta all'interno del sistema, che è stata un'attività molto, molto importante, molto faticosa se vogliamo, con grande impiego di risorse, che ha richiesto l'analisi dei contenuti delle banche dati anagrafie esistenti, la ricognizione di contenuti che fossero... Eugenia, scusa, sì. Vediamo sempre solo la slide degli indicatori, non si è andata avanti? No. Perché okay. Poche slide e quindi sto parlando sempre sulla stessa. Okay. Quindi l'attività che è stata portata avanti all'interno del sistema è stata una grande attività di analisi delle anagrafi banche dati esistenti, con i loro diversi livelli di complessità, il tentativo di mettere a sistema le informazioni disponibili garantendo l'omogeneità e l'affidabilità dei dati. E questo ci ha contestualmente abbiamo lavorato alla definizione di quali fossero gli elementi necessari all'interno di una database nazionale per poter rappresentare in maniera chiara, esaustiva ed omogenea i siti contaminati nel territorio italiano. All'interno di questa attività, sostanzialmente, il progetto PON ci ha il finanziamento che abbiamo ottenuto con il progetto PON sostanzialmente ha consentito di dare una grande accelerata, e siamo arrivati alla realizzazione di Mosaico. E vediamo che cos'è Mosaico. Mosaico è sostanzialmente un applicativo web GIS che consente la trasmissione e la gestione in digitale di tutte le informazioni relative ai siti contaminati provenienti dalle anagrafi banche dati regionali. È costituito da un database dei siti contaminati, da un'applicazione web che consente il caricamento ed il controllo dei dati,
una serie di servizi geografici basati appunto sui dati contenuti all'interno del database e infine delle applicazioni WebGIS che consentono la visualizzazione dei dati con dei diversi livelli di accesso e funzionalità. In particolare ovviamente è previsto l'accesso di tutte le amministrazioni che concorrono al popolamento del database, perché di fatto, anche se voi qui vedete scritto solamente utenti ARPA, di fatto il popolamento di questo database è a carico delle regioni, delle province autonome, delle agenzie quando queste sono state delegate dalle regioni alla gestione delle anagrafi, il Ministero della Transizione Ecologica che si è aggiunto al progetto e quindi sostanzialmente si occuperà del caricamento di tutti i dati relativi ai siti di interesse nazionale. E quindi diciamo per tutte queste amministrazioni ovviamente è possibile andare in modalità di visualizzazione e utilizzare gli strumenti messi a disposizione per analizzare, verificare e utilizzare i propri dati. È prevista inoltre una ulteriore sezione, una sezione pubblica che ovviamente è depotenziata rispetto alle sezioni che sono dedicate alla pubblica amministrazione, ma che consente comunque al cittadino e a chiunque sia interessato al tema di poter avere un immediato riscontro di quale sia il problema dei siti contaminati sul proprio territorio, per esempio. Vediamo quali sono i contenuti del database. Allora, il database è organizzato ovviamente attraverso una serie di tabelle che contengono quegli elementi sia di carattere più squisitamente amministrativo procedurale che quindi per esempio i soggetti coinvolti, le autorità competenti, lo stato d'avanzamento del procedimento, che altri elementi più squisitamente di interesse tecnico-ambientale, quindi i contaminanti, le matrici coinvolte, il grado e l'estensione della contaminazione che sono contenuti in questa tabella, le tecnologie di intervento e la tipologia di intervento, ancora una volta con le matrici coinvolte, e all'interno di queste tabelle è possibile anche inserire le informazioni relative ai costi sostenuti per effettuare questo genere di attività. Quello che vedete nella tabella, ci sono alcune tabelle che sono indicate con lo sfondo giallo, sono quelle che consentono, che contengono al loro interno anche dei dati geografici, che sono poi quelli che vengono utilizzati nel visualizzatore per tutte le analisi di impatto anche sul territorio. Quelle invece con lo sfondo azzurro sono quelle che contengono dei dati storici, e questo vale per lo stato del procedimento, lo stato della contaminazione, il soggetto e il tipo di procedimento, e ci consentiranno a regime ovviamente di fare anche delle analisi e dei monitoraggi, per esempio sullo stato d'avanzamento delle procedure. Una cosa che vi voglio segnalare rispetto alla costruzione di questa struttura è che ovviamente non è stato un percorso semplice, perché noi non siamo partiti da zero, ma siamo partiti dal tentativo di mettere a sistema l'esistente. Quindi molte delle scelte che sono state fatte all'interno della struttura che è stata immaginata servono proprio per valorizzare i contenuti attualmente disponibili all'interno delle varie anagrafi, che possono essere differenti, e quindi di massimizzare quello che esiste, minimizzando lo sforzo. E questo per esempio vale per quanto riguarda la tabella contaminante, all'interno del quale abbiamo previsto che la descrizione della contaminazione possa essere effettuata con una molteplicità di descrittori possibili, che vanno da un valore unico, dalla coppia minimo massimo, dai descrittori costituiti dal valore medio, deviazione standard e così via. Vale anche per quel che riguarda le perimetrazioni, perché l'aspetto relativo alla perimetrazione sul territorio dei procedimenti, questo tipo di informazioni non sono disponibili per tutti i procedimenti, e quindi rispetto a questo abbiamo definito ovviamente degli ordini di priorità che vanno procedimenti che sono ancora in corso, procedimenti di grandi dimensioni, procedimenti che sono già uno stato avanzato, perché ovviamente è poco interessante o comunque lo sforzo
sforzo non vale l'impresa, tentare di acquisire le informazioni per procedimenti che magari si chiuderanno a seguito di un'indagine preliminare o di una caratterizzazione, quindi senza nemmeno l'esigenza di un intervento, e quindi ovviamente stiamo parlando di procedimenti che hanno un limitato impatto sul territorio. Qualche minuto per le conclusioni. Prego. Ok, questo è il visualizzatore, come vedete quello che vi sto mostrando è di fatto il visualizzatore della sezione pubblica, di fatto l'aspetto è uguale per tutti, ci sono una serie di strumenti che consentono di analizzare i dati e di fare anche delle valutazioni diciamo dell'impatto delle correlazioni ovviamente delle aree interessate dai procedimenti con altri elementi territoriali, non so, le aree protette, gli impianti magari dotati di un'AIA nazionale e via dicendo. Questo perché lo strumento consente ovviamente l'acquisizione di ulteriori tematismi per fare i propri confronti. Come dicevamo, la sezione pubblica è ovviamente depotenziata, questa sarà accessibile non appena saranno completate le prime operazioni di caricamento di Mosaico. Ultimo elemento diciamo di Mosaico è il sito web, che di fatto costituisce la porta d'accesso al sistema, perché attraverso l'area riservata è possibile l'accesso alla piattaforma di caricamento dei dati e ai visualizzatori dedicati alle amministrazioni. Per quel che riguarda invece la sezione di consultazione pubblica online, questa è accessibile direttamente dal menu di navigazione. E come dicevo appunto sarà disponibile non appena completeremo le operazioni di caricamento, le prime operazioni di caricamento. Il sito web però diciamo non si esaurisce semplicemente in questa diciamo attività di accesso a Mosaico, ma vuole essere anche un punto di riferimento per la tematica, quindi diciamo stato riempito anche di contenuti e di collegamenti a tutti quelli che sono i siti tematici ovviamente riguardanti il tema dei siti contaminati presenti all'interno delle agenzie, delle regioni, del ministero, dell'agenzia europea, GIRSI e via dicendo. E quindi diciamo ricapitolando, vediamo dove siamo arrivati. Allora, negli scorsi anni abbiamo fatto un grande lavoro in ambito di sistema per l'omogeneizzazione, la standardizzazione e il confronto che ci hanno portato da un lato alla definizione di un set di dati omogeneo, affidabile, unico in Italia, che è stato anche oggetto di un rapporto che abbiamo presentato lo scorso marzo. Questo set di dati è un set di dati che è aggregato a livello comunale. Contestualmente tutta questa attività di confronto e di omogenizzazione ha portato anche alla definizione dei contenuti del database nazionale dei siti contaminati. Il finanziamento ottenuto nell'ambito del progetto ha consentito ovviamente la realizzazione di Mosaico, ma non abbiamo finito qui, perché ovviamente è necessario molto tempo e risorse per poter completare l'alimentazione del sistema. Questa è un'attività che non dipende solamente da ISPRA, qui ci sono molti attori in gioco, non dipende solo da ISPRA, non dipende neanche solo dall'SNPA, perché ovviamente coinvolge tutte quelle che sono diciamo le amministrazioni che detengono il dato, quindi le regioni, le province autonome e il Ministero della Transizione Ecologica. Come abbiamo già detto, insomma, la ricognizione che è stata effettuata nel 2015 ha mostrato che non tutti i dati sono disponibili nelle varie anagrafi e banche dati disponibili sul territorio nazionale, e quindi sarà necessario comunque definire un percorso di alimentazione graduale che necessariamente dovrà essere un compromesso tra la priorità del tema che si sceglierà di gestire, quindi per esempio il contaminante, la tecnologia, i costi, i siti orfani, la disponibilità dei dati all'interno delle anagrafi, quindi quante anagrafi hanno il dato, quale dato è disponibile, qual è la consistenza del dato, le risorse necessarie per l'acquisizione di tutti i dati mancanti, e tutto questo ovviamente risulterà anche nella definizione delle tempistiche necessarie ovviamente per completare tutta questa operazione. Oggi stiamo avviando le operazioni di caricamento di tutti i procedimenti contenuti nelle anagrafi banche dati,
al 31/12/2020 e l'obiettivo che abbiamo ovviamente è di traguardare lo stesso set di informazioni che abbiamo raccolte negli anni scorsi, passando però dal dato aggregato a livello comunale al dato disaggregato, ovvero quindi al dato al singolo procedimento, cosa questa che ovviamente permetterà di fare valutazioni e analisi che prima non abbiamo avuto modo di fare. Una volta compilato nelle sue diverse sezioni tecniche e gestionali, ovviamente Mosaico consentirà di avere un quadro complessivo dello stato delle bonifiche in Italia e consentirà quindi sia la produzione di indicatori stabili, trasparenti e condivisi, ma potrà essere anche di supporto alle scelte dei decisori e degli enti coinvolti nel tema dei siti contaminati. Spero di essere stata nei tempi, vi ringrazio per qualche l'attenzione. Qualche minuto di più, ma va bene perché l'argomento meritava. Grazie. Grazie dottoressa, benissimo. Ora abbiamo le ultime due presentazioni. Michele Munafò rispetto agli indicatori sul consumo di suolo. Io chiederei subito di iniziare perché se riusciamo insomma a chiudere più o meno attorno alle 12.35 sarebbe opportuno che si riuscisse a fare. Prego, certo. Prego Michele. Sì, grazie direttore, grazie a tutti i colleghi e le colleghe. E adesso vedo che c'è ancora lo schermo, ok, quindi posso condividere. Genia ha liberato lo schermo, benissimo. E allora tenterò di fare rapidamente un quadro, di dare rapidamente un quadro di almeno di alcuni degli indicatori che sì. Abbiamo elaborato nell'ambito di questo progetto, legati ovviamente al tema più ampio degli indicatori di consumo del suolo, di degrado del suolo e di caratterizzazione delle dinamiche del territorio e dell'impatto di queste trasformazioni sui servizi ecosistemici e sulle capacità del territorio di supportare i processi ambientali, territoriali e quant'altro. Il consumo di suolo è un processo che avanza anno dopo anno nel nostro paese. Registriamo circa 50-60 chilometri quadrati ogni anno di nuove aree artificiali che erano precedentemente superfici naturali, superfici agricole. Parliamo quindi di quasi 2 metri quadrati al secondo. Qui vedete un esempio di alcune di queste trasformazioni. Grazie al progetto siamo riusciti a caratterizzare ancora meglio queste trasformazioni, la tipologia soprattutto delle trasformazioni, andando a migliorare l'accuratezza tematica cosiddetta, ovvero migliorando il sistema di classificazione, la capacità del nostro sistema di monitoraggio che fa capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che quindi coinvolge tutte le agenzie delle regioni e delle province autonome coordinate da ISPRA, nell'ambito di questo processo, che è un processo molto impegnativo. Noi registriamo ogni anno circa una sessantina di colleghi tra ISPRA e agenzie che si dedicano all'elaborazione e all'acquisizione di questi dati e che permettono però di costruire un quadro via via più dettagliato del nostro territorio. Il passaggio dal primo al terzo livello cosiddetto nel sistema di classificazione permette ad esempio di caratterizzare meglio queste trasformazioni, come accennavo prima, ad esempio passando da un unico livello di superfici artificiali e andando invece a identificare quali sono gli edifici, le nuove infrastrutture, la tipologia di trasformazione, le aree estrattive, tutti i nuovi cantieri che vengono realizzati anno dopo anno sul nostro territorio. Ultimo, ad esempio, un tema abbastanza caldo da questo punto, dal punto di vista delle trasformazioni dell'impatto sul territorio, che è quello, ad esempio, del fotovoltaico, dell'installazione di impianti fotovoltaici e in generale di energie rinnovabili al suolo, a terra. Gli indicatori sono moltissimi, che derivano fondamentalmente dalla possibilità di incrociare queste con altre informazioni ai vari livelli territoriali, fino ad arrivare a un livello di estremo dettaglio. Quindi questi indicatori sono elaborati sulla base di una cartografia al suolo di 10 metri di risoluzione e permettono la loro aggregazione a tutti i livelli, compreso quello ovviamente comunale, che è oggetto poi che è il livello a cui vengono riportati
dati all'interno della banca dati degli indicatori. Molti di questi indicatori sono legati anche ad altri temi affrontati oggi, altri sono specifici e si inquadrano nel contesto più ampio anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile, degli indicatori di sviluppo sostenibile, qui vedete citati alcuni, tra cui quello del 1131, che è legato quindi agli insediamenti, alle nostre città, gli insediamenti più sostenibili, quello dell'indice di copertura vegetale montana e quello del degrado del suolo, che è poi legato al concetto più ampio di land degradation neutrality, ripreso anche ormai storicamente dalla Convenzione per la lotta alla desertificazione. Fondamentalmente il lavoro di caratterizzazione al terzo livello ci ha permesso di costruire una serie di matrici di classificazione di questo tipo, un esempio di livello nazionale. Ovviamente queste matrici sono elaborabili sulla base dei dati ai vari livelli territoriali e permettono quindi di seguire i flussi che avvengono sul territorio di trasformazione, permettendo di aggregarli ad esempio in diversi set di dati. Qui vedete un esempio che ci permette di passare ad esempio da una semplice analisi del consumo di suolo a quello che è il fenomeno più specifico dell'impermeabilizzazione del suolo, o quello che invece è legato a un processo inverso di ripristino, di rinaturalizzazione del suolo stesso, che può avvenire anche nei passaggi da una classe all'altra. Quindi se noi abbiamo un passaggio da quello che è un cosiddetto consumo reversibile del suolo, quindi basti pensare normalmente a un cantiere che viene e può essere in parte ripristinato, questo può essere seguito nel corso degli anni attraverso questo sistema e la costruzione di matrici di transizione di questo tipo. Quindi un consumo che può essere così via via più caratterizzato. Qui vediamo un altro esempio che identifica all'interno della componente cosiddetta permanente di consumo di suolo la ripartizione delle trasformazioni dell'ultimo anno tra quelle che sono ad esempio la componente legata agli edifici e quelle che sono invece le componenti legate al ruolo delle infrastrutture. Tendenzialmente nelle trasformazioni, ma spiegherò adesso brevemente perché, annuali, date su base annuale, sono di molto inferiore alla componente edilizia. Il motivo in realtà è molto semplice. Dice, ovvero i cantieri delle infrastrutture, i principali cantieri, tendono a durare molto di più temporalmente rispetto a quelli che sono invece le trasformazioni edilizie, che spesso riguardano anche piccole trasformazioni che hanno tendenzialmente tempi molto più ristretti. Infatti, se andiamo a vedere la gran parte delle trasformazioni di consumo di suolo cosiddetto reversibile, in realtà queste sono trasformazioni che sono legate alla presenza di nuovi cantieri. Nel 2019, quindi rapporto 2020, rilevammo 34 chilometri quadrati circa di nuovi cantieri realizzati su aree naturali o aree agricole. Però se noi andiamo a seguire cosa è successo negli anni precedenti, ai cantieri rilevati negli anni precedenti, e quindi a fare una stima di che cosa succederà di questi cantieri nel futuro, vediamo che a loro volta circa tre quarti, anzi più dei tre quarti di questi cantieri, saranno poi convertiti in consumo di suolo permanente, quindi edifici, infrastrutture e quant'altro di nuovo, e quindi un'ulteriore impermeabilizzazione del territorio. Anche in questo caso i dati sono tutti fruibili sui siti istituzionali di ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Qui vedete un esempio del visualizzatore specifico che permette di fare di visualizzare le cartografie, i dati e di fare anche delle analisi sui principali indicatori rilasciati, che sono comunque rilasciati tutti in open data anche in questo caso, ed è possibile ovviamente riprenderli, elaborarli in vari modi, anche grazie, bisogna citarlo, al contributo importante in questo caso del programma Copernicus, che ci fornisce una base informativa di immagini satellitari e servizi da esse derivati che sono essenziali per l'elaborazione invece specifica dei dati di consumo di suolo, di frammentazione, di degrado e tutti gli altri dati relativi al monitoraggio del territorio, che permettono la produzione di cartografia aggiornata
con queste tempistiche. Qui vado a chiudere il mio breve intervento. C'è una serie storica che parte dal 2006, anno in cui abbiamo i primi dati effettivamente confrontabili realmente con quelli attuali. Vediamo che rispetto al periodo 2006-2012 c'è stato un continuo incremento del consumo di suolo, ma una tendenza al rallentamento nel passaggio dal periodo 2006-2012 al periodo successivo. Questa tendenza al rallentamento si è fermata di fatto poi negli anni successivi, e quindi oggi si è di fatto stabilizzata la velocità, che è quella che accennavo prima, di quasi 2 m² al secondo. Ora vedremo che cosa succederà nel 2020, che sappiamo un anno un po' speciale per il nostro paese, ma per il mondo intero direi, e quindi vedremo se questa situazione sanitaria e sociale ed economica che si è scaturita ha avuto o meno delle ripercussioni sul territorio. La risposta a questa domanda ce l'avrete la settimana prossima, quando presenteremo il rapporto 2021 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente sul consumo di suolo. Quindi vi do appuntamento al 14 luglio alle ore 10:30, sempre ovviamente sul solito canale Ispra YouTube e su Ricicla TV. Grazie per l'attenzione. Grazie Michele. Davvero, ora arriviamo all'ultima presentazione. Pierangelo Angelini e Emanuela Carli, che riguarda anche qui verso un geodatabase su habitat di interesse comunitario. Quindi ci spostiamo sul versante bio, diciamo. Abbiamo fatto, credo, una panoramica abbastanza esaustiva dell'applicazione, della statistica, degli indicatori su varie matrici di carattere ambientale. Quindi chiederei ai colleghi di intervenire, di stare anche loro entro una decina di minuti. Prego. Va bene, buongiorno a tutti. Condivido lo schermo. Allora, buongiorno a tutti, io mi presento, sono Emanuela Carli, una senior di ricerca su questo progetto. Parliamo dell'indicatore che esprimerà la percentuale di habitat in stato di conservazione favorevole in Italia, che rappresenta uno strumento importante per contribuire a ridurre la perdita di biodiversità e favorire il monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi a diverse scale spaziali. Il progetto avviato da ISPRA nell'ambito del Pond Governance è finalizzato a migliorare la definizione spaziale dei dati cartografici ai quali applicare le valutazioni periodiche sullo stato di conservazione degli habitat. E tale miglioria è resa possibile dall'acquisizione di cartografie di dettaglio con riferimento alla superficie coperta e grazie alla realizzazione di un geodatabase completo e aggiornabile tramite procedure di GIS. Vediamo da dove siamo partiti per la definizione dell'indicatore. I dati disponibili più recenti sono quelli che si riferiscono alla rendicontazione periodica dell'ex articolo 17 della direttiva Habitat, che permette di produrre delle valutazioni riguardo lo stato di conservazione degli habitat sul territorio nazionale a scala biogeografica su una griglia con maglie di 10x10 km. Qui vediamo lo stato favorevole, le valutazioni sfavorevoli inadeguate, e sfavorevole cattivo e le indicazioni ancora sconosciute. Negli ultimi due cicli di rendicontazione, ovvero 2007-2012 e 2013-2018, le valutazioni sono state prodotte per lo più a parere esperto oppure tramite estrapolazioni a partire da una quantità piuttosto ridotta di dati per l'intera superficie nazionale. Le mappe risultanti quindi con la bassa risoluzione spaziale che avevano non avrebbero mai consentito il calcolo dell'indicatore proposto. È stato quindi necessario aumentare la risoluzione spaziale per posizionare nel modo più preciso possibile gli habitat sul territorio e calcolarne la superficie. Il primo anno è stato interessato dalla raccolta dati sulla presenza nota e certificata degli habitat sul territorio nazionale, con due assegni di ricerca di Sapienza con la quale ISPRA aveva contratto una convenzione ad hoc.
A seguito della raccolta dati sono state effettuate molte elaborazioni allo scopo di uniformare e standardizzare i dati che erano sparsi e disomogenei. ISPRA ha acquisito sia mappe già elaborate dalle amministrazioni regionali e provinciali e pubblicate come open data sui portali regionali, sia mappe originali elaborate proprio per la direttiva Habitat. La sintesi di queste attività è stata oggetto di un lavoro pubblicato su una rivista scientifica internazionale Open Access. E in questo ultimo anno, scusate, questo penso che non capisco, spero che voi non vediate la stessa cosa che vedo io. E in questo ultimo anno i dati raccolti sono stati elaborati allo scopo di ottenere delle informazioni univoche e topologicamente corrette nelle varie regioni. Questi dati stanno per confluire in un geodatabase sulla VPN ISPRA, che ne consentirà l'aggiornamento negli anni a seguire. Il lavoro di creazione, acquisizione e verifica delle mappe riguarda diverse attività, ovvero la verifica della completezza dei dati a livello regionale e provinciale, e la verifica della definizione spaziale che sia adeguata ad un dettaglio a livello comunale e l'interpretazione degli habitat a livello regionale attraverso la raccolta di rilievi floristici, floristico-vegetazionali nelle varie aree. Di questi rilievi parlerò poco più avanti. Le mappe di distribuzione degli habitat a scala 1 a 10.000 che sono state acquisite e verificate fino ad oggi riguardano per lo più la rete Natura 2000, come vedete nella mappa, di quasi tutte le regioni e province autonome italiane, ad eccezione della Campania, che sta procedendo per l'acquisizione della cartografia degli habitat, dell'Umbria, per la quale siamo in attesa degli shapefile, perché al momento sul portale regionale sono disponibili soltanto i PDF che nel caso andrebbero digitalizzati, e della Calabria, a cui abbiamo fatto richiesta della cartografia degli habitat da poco realizzata. Nella figura si notano sia le regioni per le quali i dati sono disponibili e verificati, le aree in verde, le aree in grigio, che sono le cartografie disponibili attualmente in lavorazione, e le regioni in bianco, che sono quelle di cui vi ho appena parlato. Il dettaglio cartografico delle mappe analizzate consentirà di valutare le superfici coperte dagli habitat con diverso stato di conservazione a livello provinciale e comunale. Saranno inoltre utilizzati dei rilievi floristico-vegetazionali, che sono quelli a cui accennavo prima, ovvero questi puntini rossi che vedete sulla mappa di maggiore dettaglio. Che cosa sono i rilievi floristico-vegetazionali? Sono dei rilievi effettuati in campo in cui viene annotata la presenza e la copertura di tutte le specie vegetali presenti e vengono annotati i caratteri stazionali del sito di rilevamento. Questi rilievi, come descritto nel manuale ISPRA del 2016 sul monitoraggio degli habitat, consentono di identificare la presenza puntuale dell'habitat e di descrivere lo stato di conservazione dell'habitat stesso. A livello locale, a scala locale, quindi non più a scala biogeografica come quella che ho mostrato nella prima diapositiva, ma si passa ad un dato locale. E questi rilievi sono in grado anche di evidenziare gli habitat a distribuzione puntiforme che altrimenti non sarebbero cartografabili in una shape poligonale. Per questi habitat puntiformi, il dato sulla superficie viene annotato nella tabella degli attributi dello shapefile corrispondente. Questi controlli di campo quindi rappresentano probabilmente l'aspetto fondamentale, perché sono indispensabili per aumentare le conoscenze nelle aree meno note e per ampliare la banca dati vegetazionale di ISPRA, che certifica la presenza e descrive, qualifica lo stato di conservazione degli habitat di direttiva. Per una gestione ottimale dei dati è stata inoltre predisposta una banca dati relazionale con tutte le informazioni al momento disponibili, sia cartografiche che tabellari, sulle superfici e sullo stato di conservazione degli habitat di direttiva. Questo ha già consentito e ovviamente consentirà in futuro di effettuare dei controlli incrociati per valutare meglio la qualità dei dati.
Le superfici infatti possono essere messe a confronto con i dati risultanti dai reporting nazionali, come quelli della direttiva Habitat attraverso la rendicontazione articolo 17 e con le informazioni della banca dati del MITE sulla rete Natura 2000, anch'essa in continuo aggiornamento. E tutto questo permette ovviamente una verifica e l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni che vengono archiviate. Grazie. Va bene. Bene, grazie dell'intervento di Emanuela Carli. Ora siamo giunti al termine, insomma, della nostra giornata. Ho visto che, insomma, sono state fatte tante domande e alcune sono date delle risposte, altre che, come ho detto prima, se necessitano di un approfondimento, sarà nostra cura poi creare una finestra sul sito dove metteremo le risposte, quindi anche per chi deve fare le domande, se non le ha fatte in chat, può, diciamo, in un tempo ragionevole, perché non è che possiamo tenere aperto ovviamente per tantissimo tempo, però siamo ovviamente disponibili a qualsiasi tipo di risposte. Insomma, io credo che, visto che c'è ancora la dottoressa Ceci che ci sta seguendo, credo che, insomma, i prodotti presentati siano un'ampia dimostrazione che sulle matrici che abbiamo scelto ci sono, per quanto, diciamo, il progetto potesse avere delle caratteristiche, come si diceva all'inizio anche da parte del direttore Monaco, di carattere amministrativo, ma si vede che calati nella realtà sono ovviamente situazioni importanti che danno delle informazioni che sono assolutamente fondamentali per la programmazione territoriale, oltre che ai decisori politici, evidentemente a tutti i livelli, per poter prendere le scelte più oculate. D'altronde, questo è proprio il nostro core business, cioè noi di fatto produciamo dati ambientali vorremmo e lavoreremo sempre perché questi dati possano costituire una base informativa utile per chi deve prendere delle decisioni, perché a volte le decisioni vengono anche prese a volte su onda emotiva, a volte perché ci si trova in situazioni di un certo interesse immediato, è sempre invece importante le decisioni prendere su indicatori, su statistiche, su serie storiche che dicano poi come si sono manifestati alcuni fenomeni. Sarà anche interessante, io credo, nel 2021, cioè quest'anno, nel 2022, fare un quadro dal punto di vista ambientale su ciò che è successo, diciamo, ai tempi del Covid-19, perché è chiaro che quella è una situazione del tutto eccezionale, ma ci può dare delle indicazioni importanti e in alcuni casi ce li ha già dati. Quindi, insomma, credo che questi fondi siano stati utilizzati in maniera molto utile, intelligente e speriamo anche poi, come si diceva all'inizio, questo tipo di attività che abbiamo iniziato a fare insieme possa avere anche uno sviluppo ulteriore. Tra l'altro, oggi la tecnologia, come abbiamo visto, le osservazioni da satellite ci consentono veramente di dare dei supporti e delle indicazioni sempre più in tempo reale. Cioè, e quindi questo credo sarà anche la sfida che avremo nel futuro. Bene, io quindi nel concludere questo webinar, che è andato molto bene perché ho visto che c'è stata un'affluenza molto importante, voglio ringraziare di nuovo il Dipartimento delle Politiche di Coesione, voglio ringraziare di nuovo l'Agenzia per la Coesione Territoriale e poi lasciatemi ringraziare ovviamente tutti i colleghi di ISPRA, sia i colleghi del Servizio Statistica che hanno gestito, diciamo, e stanno gestendo il progetto, che ovviamente tutti i tecnologi, i ricercatori, gli assegnisti, insomma tutti il personale che ha dato un contributo significativo nei vari ambiti.
Grazie di nuovo, auguro a tutti una buona giornata, ovviamente un buon proseguo di lavoro. Grazie. Grazie a tutti.